saranno giudicati da un giudice straordinario, il direttore regista scenografo della RAI di Napoli, che voterà solo ed esclusivamente gli allievi della maestra, perché esiste un conflitto di interesse. Va bene, allora possiamo andare. La prossima concorrente, signori, è Rita Velardi. Buonasera, ma come siamo belle, ma guarda, sono contenta soprattutto perché io in questa quarta edizione in poi, quella che faremo lì a Villa Vitaliano, quella che faremo all'Eldorado Caratelli il 5 gennaio, ho cercato veramente di scegliere i concorrenti migliori. Io avevo scelto la voce, però posso dire complimenti anche per il look. Quindi Rita Velardi, testarda io, Iva Zanicchi, prego. Perché ti dico sempre sì.
capito. Costantino? Allora, signore e signori, Rita Velardi, con testarda io, è un'allieva della scuola di canto Il Sanno, il canto del Sanno. E tu hai partecipato a qualche evento, qualche concorso? No, ho partecipato all'esibizione nell'ambito di Città Spettacolo di Benevento due volte e sto continuando a frequentare la scuola di canto perché voglio perfezionarmi. Bravissima, bravissima. Allora, adesso l'attestato dalla maestra di ballo della scuola di ballo Baila di Benevento, Tina Pinto. La foto. Allora, anche grazie, in bocca al lupo, prego. Quindi anche il voto del giudice straordinario Gianni Iori è stato effettuato. E adesso, signori, è la volta di una carissima amica. Era un anno che non cantava per varie circostanze, diciamo così, e sono contenta perché mi ha fatto un regalo. Era un anno che questa amica non partecipava al karaoke, neanche quello fatto per divertirsi così alla buona, e grazie all'affetto che prova per me, l'amica ha deciso dopo un anno di partecipare. Signore e signori, Mariangela Del Grosso, prego, canterà Ma che freddo fa di Nada. Prego. Mi raccomando, adesso si ritorna a cantare.
a vivere. Vabbè. Attestato. Dove vai? Vieni qua. Questo coso. Vieni, vieni. Voglio bene. Vabbè, vediamo un po'. Ah, dove sta? Dove sta? Piccolina? Vieni qua. Vai a cercare un tipo strano. Devi trovare un tipo strano. Uno che l'altra volta ci aveva una parrucca tutta storta. Hai capito chi è? E portamelo qua, portamelo, dai. Signore e signori, ci siamo? L'altra volta sembrava che volesse fare tale e quale show, no? Oh, ma buonasera! Oh, ma guardate un po'! Mannaggia, mannaggia! Mi dai la borsa? Dammi la borsa, cortesemente, la mia borsa. Allora, dove stai, sparito? Vieni qua, ma questa è una cosa seria. E non devono chiedere niente. Allora, signore e signori, buonasera. Allora, dovete sapere che la volta scorsa il signore qui presente aveva comprato una parrucca. Era una parrucca lunga fino a qua, ma ti vuoi ascoltare? No, non ho capito, senti. Mandiamo il microfono. Mi stavano chiamando da dietro, dalla regia. Ma non lo so, pareva che era quello, ma ci scordava. Allora, lui la volta scorsa aveva comprato una parrucca fino a qua e doveva cantare Nino D'Angelo. Ho detto, scusa, ma che fai con sta parrucca Nino D'Angelo? Mi sembra Raffaella Carrà. Che ha fatto? Se l'ha tagliata ed era tutta storta. Stavolta che hai fatto? Dove l'hai comprata sta parrucca? Ha vissuto parrucchiere mio, con il mio curatore d'immagine, aiuto papà Manzon, ma ha fatto proprio 1,55 centesimi. E senza spedizione perché è il primo ordine. La gente mi raccomando, fa una cosa in presto, una spedizione veloce, perché se ci sono 4-5 giorni non posso partecipare. Hai capito? Ha ci mandato più usato, mi è arrivata domenica pomeriggio. L'ho fatto perché per sembrare più carina, perché l'altra volta mi sono un pochino abbracciato aperto. Allora lo dico io l'altra volta che ha combinato. L'altra volta, oltre aver tagliato la parrucca tutta storta, non avevi la nocchettina. Tu sai che avevi? Li ha portati da casa! Perché tu pensavi di aver speso 21 euro per questa parrucca? L'altra volta per mantenersela teneva, te fossi tenuta che le latavote sin da me risparmiavi 21 euro. Vabbè. Fai bene, conservatela. L'altra volta se n'era venuto anche con i beccucci, i becchi di cicogna, d'oca, come si chiamano. Allora senti, mantieni il microfono, non mi piace. Visto che la seconda edizione, e adesso vuoi presentarla tu la canzone, e tu lo sai che canti sempre la canzone che mi piace. Guarda qua, va 21 euro, secondo me mandala indietro, la vuoi mandare indietro? Che è Nino D'Angelo è diventato veramente Nino D'Angelo, figlio mio, tiene i capelli bianchi, la parrucca bionda. E sta panzella Nino D'Angelo ce l'ha? Non lo so. Ascolta, ma professoressa, se mi togli la parrucca, io ho i capelli bianchi. Siamo quasi lì a poi dare. Liberato, la prossima volta allora ascolta, risparmia di 21 euro. Stai bene così, Anna Cure. Allora, la vuoi presentare tu la canzone o facciamo le cose serie? Allora, dammi qua, tesoro. Allora, signore e signori, adesso ascolteremo una canzone del concorrente Liberato Marro e ti scriverò di Nino D'Angelo. Prego.
detto prima di entrare in sala. Vieni qua, vieni qua. Ma è acceso. Vai. Allora, ma questo è tutto preparato, perché quello Costantino lo sa che sta canzone mi piace troppo, perché prima che mi facessi male la gamba, mannaggia, prima del quel famoso terzo evento che io ballavo e cantavo e la notte mi è venuto un dolore, da quella sera io non ho camminato, adesso cammino perché sto sotto Voltaren eccetera eccetera, però questa canzone l'ha messa perché sa che mi piace tantissimo e pensava che io potessi ballare un po', perché di solito è lo stacchetto, non è così. Non c'è su YouTube, quindi... E quindi? Cosa? E quindi? No, non lo vuoi fare, c'è lui sotto. Quella sotto? Ok. Allora, quella sotto... Io quello volevo sempre... dirti primi. Che? Proviamo ancora? E ti scriverò? Ma no, vai, no, vai, 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 vai. Lo so, no, perché lui diceva che c'era fino a ieri c'era, okay. E infatti ieri l'ha sentita, oggi sapevano che doveva venire lui, che no, lui poverino lavora dalle 3:30 alle 9 di sera, mica poteva avere il tempo di preparare sulla pennetta, è vero tesoro, è vero, ti do da libero, cioè, la tua fase è la prima seconda adesso, qual è? Ok. Va bene la prima. E che canzone è, tesoro? Sempre io tanto. Oh, io ti avevo detto che dovevi cantare quella. Tu hai voluto che ti scrivere, ecco, vai. Così ti va. Senza me, e già ti sto cercando, mentre ti sto portando, ma così, ti va, e già dici se vuoi un merito, dove andrai, che farai, e guardami da luce, regalami un abbraccio. Facciamo un applauso.
io so che tu sei cantante di canzoni, ma c'hai questa passione, mannaggia, di questo Nino D'Angelo che io per carità adoro, l'ho detto la volta scorsa quando ero ragazza, andavo ai concerti, ai tempi miei quando c'era la famosa ritirata, io vedevo i concerti e non tornavo a casa, vedevo mia mamma i capelli così, però loro, tutti sapete che io di solito nel mio format non gradisco le canzoni napoletane, però tu cosa mi hai risposto? Che Nino D'Angelo non è napoletano. Emozionato. Hai detto Nino D'Angelo non è il mio melodico, è napoletano, è diverso, per questo ho detto vabbè dai, te la faccio passare, andiamo a prenderci. Senti, ma tu hai partecipato a concorsi, qualcosa? Sì, qualche manifestazione Carora, live a Cervinara, c'era di sale. Allora, voi dovete sapere che lui è bravissimo ed è un bravo cabarettista e io adoro la signora che fa, mi piace proprio tanto, come ce fa? Via, fammi sentire l'ultima cosa. Che vuoi sentire? Fammi sentire. Eh? Vuoi sentire tu? Sai, è il mio momento, no? No? Vabbè, andiamo a prendere l'attestato, va, che ce lo dà? Sì, vediamo un po', è meglio, eh? I beccucci te li regalo. Però la prossima volta... Cambio cantante. Bravo. Forse è meglio. Sarò io naturale, senza niente. Buono. Ma... Tornerò i miei capelli. Vado dal pittore, dall'imbianchino. E qua teniamo del liceo artistico, teniamo un pittore là, guarda. E quello che sta parlando non sente niente per tutta la serata, pensa solo a mangiare. Professore! Che pittura. Chi è che la deve dare sta attestata? I secchi di pistola. Qua abbiamo un professore del liceo artistico che non ci ascolta proprio. Stiamo parlando di pittura, ma ti rendi conto o no? Biagio Maio. Vabbè, niente da fare, non devo dare i secchi di pistola. Ah, il ballerino Donato Pirone ti consegna, ha detto che sei stato bravissimo. Ah, io l'avevo detto e vai. Non fa niente, bello della diretta, che sei? La prossima volta tu invece di andare a lavorare dalle 8:30 alle 9, preparati una pennetta come fanno tu. Però sei stato bravo, dai, facciamoci la foto di Beo, non si fa così! Non si piega! Sono però oggi perché ci arriva dei coperti, quindi mi ha rimasto che ha fatto il cambio di stagione, avanti! Siamo alla fine, perché insomma vai a posto. Allora, signore, vai a chiamare quelli fuori, va. Allora, signore e signori, voi sapete benissimo, e se non lo sapete ve lo dico, che nel mio format non si parla solo di canzoni, ma viene incluso di tutto ciò che riguarda l'arte e la musica. Quindi ci sono le canzoni, ci sono i balletti e c'è anche la musica live. Signore e signori, ho il piacere, sono pronti? Ok, sei pronto tu? Voi non siete pronti? Allora facciamo un cambio di programma perché la band musicale non è ancora pronta. Allora, signori e signori, io ho voluto personalmente questa canzone, l'ho voluta con tutto il cuore perché l'artista e il cantante che si presenterà, scusate un attimo, un po' di silenzio, preside, dice artista, ma come dobbiamo fare? Non hanno capito mai niente, non ci sta niente a fare. E voglio dire agli alunni, fate silenzio, ma... Allora, vi stavo dicendo, e adesso è un argomento veramente serio. Signori, in qualità di direttore artistico, come vi ho detto, molte canzoni sono state scelte da me. E questa canzone in modo particolare, perché è una canzone che ci ricorda un brutto periodo della nostra vita, un periodo che purtroppo non solo non è passato, ma un periodo
che ci sta, è ancora presente. Tanti sono stati i nostri amici che abbiamo perso con questa pandemia. Quante volte abbiamo cantato questa canzone, signori, dai balconi di casa? Quante volte abbiamo pianto? Quante volte ci siamo abbracciati? Quante volte ci siamo emozionati? Noi speriamo veramente che un giorno tutto questo finisca. Stiamo facendo di tutto, usiamo mascherine quando possiamo, disinfettiamo tutto, però signori, auguriamoci con tutto il cuore di poterci di nuovo abbracciare, vivere ed essere felici come una volta. Signore e signori, ecco a voi Carmen Baricelli, prego, un applauso. Io ti ringrazio Carmine prima di tutto perché so che tu sei molto bravo anche in altre canzoni. Ti ringrazio per aver accettato il mio invito di cantare questa canzone. Perché per tutti noi Carmine è veramente una canzone, penso che tutti lo possono dire, è una canzone che abbiamo cantato tutti, vero? Tutti abbiamo cantato questa canzone dal balcone. Io quando sentivo cantare mi devi credere, piangevo e non sapevamo ancora tutto quello che doveva ancora succedere. Non mi fare piangere perché adesso la cantiamo con la speranza di poterci veramente riabbracciare. Signori, Carmine Baricelli, abbracciame Andrea Sannino. Una volta a sentire sono pochi, sono tu, se si cose tu sai, non so come ne fa chi non te non raggi la vita non so o posso l'avere e perciò si stecca di capire a un sonno mi sei tu. Sono innamorati, sono pazienti, sono pazzi, stai da me e ti fai più vicino, ma passa prima tu, e allora sì, abbraccio più forte, perché pochi se ne fanno. Si rimane, non esiste niente più, abbracciami e starò, non mi voglio ricordare, e tutte le volte che non ci sta, non ci dava, ma non si becca. Quante cose si vede, quando brindo i denti la voglio bene, ci fa quasi la paura non sa che dopo innamorato a così lontana come bella cantare una canzone per te mentre la mano si cerca e si sbaglia in parole non succede niente tu guarda e te lo dico sta.
andiamo a prenderci dal dirigente Giulio Punto l'attestato. La foto di Rito sta passando all'effetto del volto, vieni qua, vieni. Dov'è l'infermiera? Là? Tra poco chiederò il toglio. A due? Una, due, in alto là, tre. Ok, grazie, un applauso. Grazie. Grazie. Bocca al lupo. Allora, adesso sono pronti. Allora, siete pronti? Vi posso presentare? Allora, prima li avevo già annunciati, però si stavano organizzando con gli strumenti, con le parrucche. Signore e signori, questa è una band musicale perché, come vi ho detto prima, assomiglio un po' a te, si preoccupa non soltanto di canzoni ma anche di ballo e di musica live. Adesso vi presento, si organizzano, una band musicale. Ho il microfono, prima che me lo staccano. A chi serve questo? Costantino, qualcuno? Lo devi fare. Posso tenerlo? Bisogna sanificare? Cosa vuoi? Serve? Sicuro non serve? Basta lì. Ok. Siamo pronti, ragazzi? Peter, vuoi fare da portavoce? Prego, allora, cosa ti serve? Dì a mamma che ti serve. Prendi, abbassa, che le abbassi. Vai. Organizzati. Voi potete venire un po' più qua. Ok. C'è il microfono che posso dare? Capellone, se ti serve il microfono ti do questo, e poi i nomi ce li dirà Peter, vero? Sì, 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 sì. Siete pronti? No, questi erano così in classe, sinceramente. Cioè, no, non è inutile che ridete. Se eravate miei alunni, io parlavo, facevo. Cioè, voi in interrogazioni così venite. Non lo so. Ma questa è una cosa seria, l'interrogazione così venite. Io vi interrogo, voi che fate? Dovreste lei un attimo, andate a prendere il libro, lo sfogliate, sto parlando con voi, ma che indisciplinati, ma veramente, ma guardate un po', cioè adesso che deve venire una band musicale, musica live, cosa fanno? Se ne stanno fuori a chiacchierare, stanno fuori a fare le prove, chi si deve mettere la parrucca, chi se la mette in un modo, chi se la mette in un altro. Allora, siete pronti? E questo è sempre il bello della diretta, sono cose che si devono fare, avrei preferito che lo facessi prima, vabbè. Allora, queste non sono prove generali. Quando si viene qua e si è concorrenti, bisogna essere precisi. Bocciati a tutti quanti, cioè ve lo dico, non ci sta promozione. Se venite la prossima volta vi preparate prima. Signore e signori, ce l'abbiamo fatta. Gli strumenti sono collegati. Core, la band Core e Tamorre.
la musica live. Peter dopo alla fine ci dirà i nomi. Prego, si parte! Ci sei. Allora, vuoi presentare o già fatto? No, presentiamo adesso. Allora, la fisarmonicista, vieni un po' più avanti. Sì, potevi questa per tutto. Ancora? No, hanno fatto. Vabbè, chiamatemi quando avete finito. Cioè. Si sono incatenati. Allora, ha detto il fisarmonicista. Ah, il fisarmonicista. Stai facendo qui. Alza un po' questi capelli qua, non si vede niente. Bob Marley. Infatti, guarda la telecamera.
Mi sembra. Scusa, allora, ti dovrà vedere pure tua mamma nella diretta. Che fai con i capelli davanti? Meglio di no. Non chiedere, cioè, tu dici che dobbiamo avere tutti i giorni, ma ricordo che hai eppure questo è bello. Eppure lui ha ragione. E vabbè, come ti chiami? Allora, ah, Michele. Michele. All'organetto Andras, alla tamburella Daniel, Daniel, e mi chiamo Peter. Il nostro gruppo Peter si chiama Core Tambor e nasce, ormai sono 5 anni che abbiamo creato il gruppo. Parentesi, portato avanti questa piccola tradizione che si sta perdendo ormai, quella della musica popolare, riprendendo un po' anche, diciamo, le tradizioni passate. Questo, diciamo, è il nostro intento, quello di portare avanti. E facciamo un applauso a questi giovani bravissimi, 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 bravissimi. Va bene, allora tu sei il, diciamo, non dico il capo, però capo espiatorio, allora vieni qua, caprone. Allora, caprone, visto che siete l'unica band questa sera, noi diamo direttamente un premio a voi. Peter, vieni con me, poi veniamo a fare la foto con il dirigente, sì. Allora, fallo vedere, naturalmente per tutti. Fai vedere che c'è scritto, dice un boia. Non ti hanno manco legge, sapete solo suonare! Tiziana! Vabbè! Lascia allora stare! No, ti lascio stare! Uno che... malissimo! Allora, attestato di partecipazione, assomiglio un po' a te, premio musica live, la data, prima dei giurati, amore, la direzione artistica, mi sono dimenticata di firmare, te lo firmo dopo. Ah, nessuno l'ho firmato. Vabbè, sono pigra, non mi andava, ho fatto tanto lavoro. Chi vuole la mia firma, dopo viene da me, girati e facciamo una foto, ragazzi. Chi è che ci manca? È pronto? Via. Shop. Via. Bocciati, bocciati. Allora. Vediamo un po'. Siamo pronti? Tu mo devi andare a fare il solito servizio, no? Tra poco. No, non direi che ben bagno. Allora, signore e signori, il prossimo concorrente, no, non sei, il prossimo concorrente, Luigi Caretti. Buonasera, prego, si accomodi. Buonasera, l'applauso. Luigi Caretti ci canterà Io non piango. E ci rassomiglia anche, lo sai? Ma ci rassomiglia, è uguale. No, adesso che vi dico il nome del cantante, osservatelo bene, signori. Secondo voi chi può essere? Hai visto? Te l'ho detto che sia uguale. Signore e signori, Luigi Caretti, Io non piango, Franco Califano, prego. Thank you.
Costantino cosa deve fare, tu giudice straordinario. Ok, signore e signori, un altro allievo della maestra di canto, Nunzia Raucci. Ma come mi piace questa diretta, si è staccato tutto. Allora, il giudice straordinario ti giudicherà, perché come sai la tua maestra non potrà farlo. Tu hai partecipato a qualche concorso, prego. Ho partecipato a 2 edizioni di Benevento Città Spettacolo. Benissimo. Allora, lì hai fatto tutto. Ci avviciniamo alla giuria, la maestra, giriamo per la foto se qualcuno ce la vuole fare. Grazie molto, prego. Allora, signori e signore, siamo quasi alla fine. Allora, questa è un'altra canzone voluta da me. Ho chiesto veramente il piacere a questa amica di cantarla. È una bella canzone, un'altra canzone che mi piace tantissimo. Ed è una canzone che ha un doppio senso. Di solito noi, quando sentiamo il titolo di questa canzone, la prima cosa che ci salta alla mente è pensare che sia un inno religioso, un inno alla fede, un inno e un titolo che viene cantato di solito in chiesa, ma in realtà non è così. Pochi sanno che questo è proprio c'è un dualismo quasi filosofico tra il bene e il male, tra il sesso e una cosa. Cosa sta succedendo? Allora, io prego, chiamo la concorrente perché voglio parlare un po' con lei. Signore e signori, Ursula Meoli, prego. Allora, cara Ursula, io stavo parlando della dualità tra il bene e il male. Vedo che sei vestita a bianco e nero, quindi anche il bianco e il nero è il simbolo del bene e del male. Allora, noi sappiamo che questa era un inno inizialmente alla sessualità, all'amore, David che aveva suonato e aveva parlato. Poi però voglio che lo dica la concorrente, che noi abbiamo discusso anche su questa canzone, perché un tema molto bene, abbiamo studiato, abbiamo discusso, perché anche dietro alle canzoni c'è un significato, ed è questo che io voglio dai miei concorrenti. Io non voglio soltanto che i miei concorrenti vengono, cantano la canzoncina che conoscono, ma voglio anche che lì dove esiste un testo profondo, loro lo possano studiare. Quindi vediamo un pochino. Abbiamo parlato del bene e del male, abbiamo parlato del fatto che il tema, adesso lo possiamo dire anche il nome perché il titolo non l'ho detto, ho detto soltanto che quando si sente il titolo si pensa subito a una canzone religiosa, però la canzone non è religiosa, questo inno è un inno non alla religiosità. C'è il microfono? Sì, sì. Ok, allora diciamo, prego. Diciamo che in effetti il brano è nato più come una sorta di quasi bestemmia, per dire che in effetti il mondo non è fatto solo di spiritualità, ma comunque di carne, e quindi si può cadere in tentazione. Anche i più santi, lui poneva a paragone questi vari pezzi della Bibbia, poi enfatizzando il fatto che non solo fossero uomini scelti per saggezza e quant'altro, ma avevano avuto anche loro i loro peccatocci. Vogliamo anche dire che Leonard Cohen aveva scritto sotto effetto della droga questo brano, quindi in realtà questo brano era veramente un inno alla sessualità, alla carne, all'amore dei santi che si sono allontanati dal Signore. Poi però cos'è successo? Come tutti gli artisti, quando si tratta di guardare, cosa si dice? Ha un po' ritrattato, ritrattato, perché naturalmente per diritti per Shrek, per il cartone animato, quindi non si poteva sottolineare il fatto, è stato adulterato il significato, quindi si è detto alla fine che questo titolo era un titolo
religioso, anche se inizialmente non è stato. È stato inneggiare al che uno in qualunque modo, in qualunque inferno si trovi, possa ritrovare la sua alleluia, il suo momento di nascita. Ed ecco che l'amica è uscito il titolo della canzone. Alleluia. Siamo pronti? In tutti i sensi. Allora, signore e signori, è un piacere presentare Ursula Meoli con Alleluia di Leonard Cohen, versione di Alexandra Burke. Prego. Don't you really care for music, do you? When it goes like this, the father feeds, the minor fall and the major lead, the better king composing, alleluia, alleluia. Ispettrice, prego.
girati un po' verso la fashion look qua. Ok, allora la foto chi ce la fa? Ok, va benissimo. Allora andiamo avanti. Le polemiche le facciamo dopo. Antonella di Annazzone, un'emozione da poco. Benvenuta, prego, buonasera. Chi è che aveva dimenticato una vestita? Forse devi girare anche tu dall'altra parte, puoi guardare il pubblico. Ah, lo tieni così, benissimo. Quando siamo pronti. Una canzone molto molto bella. Siamo pronti? Allora, signore e signori, Antonella Iannazzone, un'emozione da poco, Anna Ozza, prego. Thank you.
Scelto, sono tutte perfette, come se la canzone fosse stata proprio cucita addosso ai personaggi, perché non hanno bisogno di truccarsi e di fare, perché sono uguali. E certo, cioè, applausi. La maestra, complimenti agli allievi. E adesso vieni, e tu hai partecipato a qualche evento, qualche concorso? Sì, al Gipponi Festival, poi alla città, un paio di edizioni della città spettacolo, degli eventi di piazza. Bravissima, complimenti. Hai scelto perché ti piace questa cantante o proprio perché in generale usi benissimo, poi ti rassomiglia. Bene, benissimo. Allora la prossima volta ci farei sentire qualcosa. Allora, hai votato? No? Aspettiamo che votano tutti, perché per ultimo sarà il giudice straordinario che voterà voi allievi della scuola il canto del sogno. Altri due concorrenti e sapremo finalmente i vincitori di questa serata.